Bella ragazzi, sono Rego sul mio canale, come sempre Rego vi parla. E oggi siamo qui tornati in un nuovo video che in teoria non era completamente messo in conto da fare. Lo avete letto nel titolo e sì, c'è un nuovo arrivato in casa, ma non era del tutto previsto né calcolato fino a ieri notte. Intanto ve la presento. Lei è Ombra. Ciao Ombra, come va? Vi racconto in breve la sua storia. E il 15 giugno, nonché 4 giorni fa, da quando sto registrando questo video, tornavamo a casa da mia madre, perché mia madre stava fuori, io gli stavo facendo il favore di tenerli il cane e il gatto, e quindi dormivo da lei in quei giorni. Bene, tornando a casa la sera, abbiamo visto questa cucciola vicino alla mia macchina, dopo aver posteggiato. Sembrava molto impaurita ed era molto strano, perché alla fine non sembrava quel cane randagio che cammina per strada da solo e non sa dove andare. Era molto molto strano. E poi abbiamo intuito il tutto un po' col passare delle ore. Perché? Io non mi volevo fermare del tutto, perché ho un debole per gli animali e se mi ci affeziono subito all'istante non c'è nulla da fare. Ovviamente gli abbiamo sceso del cibo, dell'acqua, ha provato a mangiare e non ha bevuto, però ha mangiato qualcosina. E sotto un'auto si nascondeva, si faceva accarezzare piano 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 piano, quindi non si spaventava del tutto. E niente, abbiamo passato un'oretta lì sotto a cercare di capire se fosse abbandonato di qualcuno o meno. E alla fine la mia testa mi ha frullato il prendilo, salilo a casa e l'indomani lo porti da un veterinario, così si controlla e si vede pure se ha un microchip e quindi se è di qualcuno. Niente, l'abbiamo preso un po' a fatica, ma anzi l'abbiamo presa perché è femmina. L'abbiamo salita a casa, gli abbiamo fatto un bagnetto, ho dormito separato ovviamente dal cane e il gatto che ha mia madre, perché poteva avere zecche e pulci anche se sembrava abbastanza pulita. Ha dormito nella mia stessa stanza e niente, l'indomani mattina l'abbiamo portato dal veterinario. Non ha microchip, ha detto che stava abbastanza bene, aveva soltanto i vermi nella pancia, infatti l'abbiamo sverminata, l'abbiamo fatto il vaccino e niente, a quel punto siamo tornati a casa, però qui dove abito io, anche se ancora era un po' spaventata. Con il passare del giorno si è un pochettino sciolta, mangiava, beveva, andava in bagno molto molto bene. E la cosa particolare è che era già abituata a farla nella traversina. Un cucciolo non può essere mai abituato sempre a farla nello stesso punto, sempre nella traversa, sempre sempre sempre, senza mai mancarlo. E quindi era già abituata. Per questo vi dico che al 99%, come ci ha detto il veterinario, è stata abbandonata da qualcuno a circa 60 giorni, quindi ha fatto proprio il periodo dell'allattamento della madre e poi l'hanno lasciata per strada. Cose che io detesto, però che possiamo farci? La gente è così, però c'è Cri che risolve tutti. Certo, non posso salvare tutti gli animali del mondo, però colpa di mia madre che mi ha chiamato Francesco in onore di San Francesco. Bene. E niente, la cosa sbagliata è stata dargli il nome Ombra, perché mi ci sono subito affezionato e lei mi vede come se fossi un padrone già, anche se è passato poco tempo. Per questo ho il cuore piccolino ogni volta che la guardo. Ma avendo già due gatti, volevamo darla in affidamento a qualche famiglia fino a ieri sera, perché poi di notte non so cosa mi è successo, ho detto no, non la do a nessuno, non mi spavento a darla, a farle passare un altro periodo di abbandono, perché già si era abituata e avevo paura che pensasse in un secondo abbandono. E poi boh, mi sono affezionato e quindi, anche se ho due gatti, possiamo fare lo zoo, ma sti cazzi alla fine, un cane in più, un cane in meno, però basta. O almeno ci spero. E niente raga, quindi ho deciso di non darle in affidamento. Oggi Dalila è uscita, è andata con mia madre da qualche parte, io presumo pure per qualcosa che c'entra con il mio compleanno, dato che il 21 giugno è il mio compleanno. Questo video forse uscirà dopo o prima del 21 giugno, in tal caso auguri Cri. E io proprio questa mattina dovevo darla in un centro di accoglienza per animali e invece no. Piccola Ombra, faremo una bella sorpresa alla mamma, ti faremo trovare qui ancora a casa e capirà che starai con noi. Certo, il veterinario ci ha detto che potrebbe diventare tipo una ventina di chili, tipo così. Però è bella, dai raga, non è bella? Sì che è bella, cazzo. Cioè, poi abbinata col gatto nero, cane nero. Cioè, posso fare delle foto assurde, raga. E poi, come sempre,
Black Addicted. E niente, bimba, aspettiamo la mamma, che sta per arrivare. Mi fa sciogliere con quel faccino triste, è ancora un po' triste, perché avrà passato qualcosa di brutto. Secondo me la maltrattavano, non lo so, perché ogni volta che uno si avvicina ha il comando di andare subito a cuccia, ma si scioglierà pian piano, si scioglierà, me lo sento. Certo, non si vede un cazzo, giusto, perché sei nera. Però sei bella. Ti piace stare qui? E ti piacciono i gatti soprattutto? Ha avuto una bella reazione con i gatti, cioè tutto ok. Lei ci gioca, ai gatti non gli ha dato tanto fastidio e quindi perfetto. Adesso attendiamo però, anzi la chiamiamo. Sono già quasi a casa. Molto bene, io pure sono tornato, quindi muoviti. Sì, sto tornando. Dai, ok, ciao ciao. Dai, un bacio, ciao ciao. Ok, ci siamo. Bimba, tu resta lì e non ti muovere, eh? In balsamata. Nevina, che ne pensi della nuova arrivata? E tu? Dai, te sta un po' sul cazzo, forse. Cane. Gatto. Cane. Gatto. Hai uno youtuber e un cantante come padrone. Che ne pensi? Mi dovrei sopportare. Anzi, in realtà dovrei sopportare Dalila, che rompe i coglioni. Con me sei a posto. Ehi, hey baby, e non ti vedi proprio per un cazzo. È arrivata. Mi ha rovinato la sorpresa. Ciao. Ciao. Perché mi guardi così? Ah. Perché mi guardi così? Oh, così. Dove vai? Ferma. Vai dei gatti un attimo. Dai, vieni. E poi un attimo dei gatti. C'è un imprevisto. Ti devo fare vedere una cosa. In che senso? Ti devo fare vedere una cosa, ma un attimo. Ok, puoi aprire. Vieni qua. No, non voglio venire. Vieni qua. No. È rimasta con noi. Non va più con gli altri. Nostro, quindi. Sto prendendo uno spavento, non volevo lasciarla via. Eh? Non volevo che andasse via, un po' di come mi faccia. Resta con noi al 100%. Li ho chiamato, gli ho detto che non va più con loro. Così hanno detto. Alla fine loro, anzi meglio, hanno già trovato la famiglia. Siamo bellissimi insieme, vero? Ma sei felice? Troppo. Sei sicura di avere un cane e due gatti? Al 100%? 101. Loro non so quanto sono convinti. È piccola. Che ne pensate? È la vostra sorellina. Mochi. Molto, quanto ti amo. Dove vai? Allora a te piace. Era come lei. E a te? Mi ha fatto rimanere male quando ho detto che la volevi portare nell'altra famiglia. Abbiamo già due gatti, però alla fine ieri sera ci ho pensato, eh. Quindi ti è servito a pensarci molto. Sì. Perché poi comunque mi metteva a piangere a vita. Non ti avrei perdonato più. Addirittura. Non so come andrà a finire in questo zoo che ci stiamo creando. Però bene. Siamo pieni di amore. Per nuovi animali contattate al 334-444-4498-9898. Che sicuramente non risponderà. Guarda. Ciao. E niente raga, il video finisce qua. Spero vi sia piaciuto. Noi ci vediamo su Instagram con tanti nuovi contenuti e nuove foto con Ombra. E scrivete sotto nei commenti se il nome Ombra vi piace da 1 a 10. A me piace tanto perché particolare non ce l'ha nessuno e poi è scura, quindi Ombra. E niente raga, noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Qui come sempre al vostro Drake è tutto. Chiudi Ombra.